Fratelli d'Italia, la Meloni era proprio contenta quando l'ho annunciato, sì, l'ho fatto trapelare il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute. Vi faccio vedere qual è il tweet che campeggia sul profilo Twitter del partito di Giorgia Meloni, riproposto dall'account della deputata Maria Teresa Bellucci. Arriva l'ennesima proroga dell'emergenza con Speranza e Draghi in foto, il governo venga, il governo riferisca in Parlamento. Allora, Luca prima ci diceva che il Consiglio dei Ministri sul tavolo c'è esattamente questo tema, ma c'è un'ipotesi di riferire in Parlamento, Luca? Tiziana, Mario Draghi sarà in Parlamento domani mattina, in realtà il tema è il Consiglio europeo, ma evidentemente parlerà anche della proroga dello stato d'emergenza, il Consiglio europeo è anche sull'andamento della pandemia, anche perché invece non è prevista conferenza stampa oggi pomeriggio, quindi Draghi parlerà e si confronterà prima con i parlamentari. Posso anche dirti che però c'è anche l'incognita di un'ulteriore stretta che potrebbe arrivare attraverso un'ordinanza del Ministero della Salute che riguarda i voli, perché scadono domani le ordinanze sui paesi Omicron e potrebbe estendersi l'elenco dei paesi da cui non sarà possibile partire. Marco, torno da te, ha ragione la Meloni, il governo deve riferire in Parlamento sulla proroga dello stato d'emergenza? La Meloni ha ragione sul fatto che Draghi deve spiegare ovviamente all'opinione pubblica, quindi in una conferenza stampa e poi in Parlamento, le ragioni per cui lo ha prorogato. Ma la Meloni ha torto a proposito del no alla proroga dello stato d'emergenza. Secondo me la proroga dello stato d'emergenza è giusta e sacrosanta. Ma purtroppo sullo stato di emergenza c'è un equivoco che dura dalla prima volta in cui fu proclamato il 30 o 31 gennaio del 2020 dal governo Conte. Perché si continua a pensare che lo stato di emergenza sia quella cosa per la quale noi ogni tanto veniamo richiusi in casa, veniamo messi in zona gialla, zona arancione, zona rossa, poi torniamo in zona bianca, poi si fanno le restrizioni, poi fanno il Green Pass e fanno le varie regole. Lo stato d'emergenza con tutto questo non c'entra nulla. Lo stato di emergenza serve a tenere in piedi strutture straordinarie come il CTS, come il commissariato prima di Arcuri e di Figliuolo, a dare i poteri alle regioni e alle entità statali per fare acquisti di materiali e di approvvigionamenti per l'emergenza. E quindi è evidente che di quello c'è ancora bisogno. A far lavorare meglio le ASL, eccetera. Ma con i poteri del governo e con le restrizioni alla nostra libertà personale, lo stato d'emergenza non c'entra. Le restrizioni sono frutto di decreti e di DPCM. Che sono indipendenti, che si possono prendere benissimo anche senza lo stato d'emergenza. La Meloni deve rassegnarsi al fatto che il Green Pass non dipende dallo stato d'emergenza. Le zone gialle, zone arancioni e zone rosse non dipendono dallo stato d'emergenza. Ci continuerebbero ad essere anche se non ci fosse più lo stato d'emergenza, ma avremmo difficoltà a tenere in piedi il comitato tecnico scientifico, il commissariato, il lavoro delle regioni e il lavoro delle ASL. Ma ti chiedo, secondo te una confusione nel merito o semplicemente invece il tema serve alla Meloni per fare una battaglia politica che è anche una battaglia di competizione con Salvini? Certo, serve, c'è un misto di incompetenza, di ignoranza e di strumentalità in questa battaglia che fino a febbraio accomunava Salvini e la Meloni e un pezzo di Forza Italia. E adesso, da quando la Lega e Forza Italia sono dentro il governo, si sono dimenticate tutte le fesserie che dicevano sullo stato d'emergenza e la dittatura sanitaria prima. Adesso le lasciano dire in esclusiva alla Meloni, ma sempre fesserie sono, perché purtroppo confondono lo stato d'emergenza con i decreti e i DPCM, che sono completamente avulsi e separati. Trattasi di cose distinte. Senti, siccome prima citavi Conte, c'ho due o tre...